Una bellissima iniziativa per ripercorrere la storia di Rivarolo e dei sindaci che hanno amministrato la città. Sì, è un'iniziativa che è nata grazie all'idea del nostro consigliere comunale Guido Novaria, che ha voluto iniziare con questa iniziativa quella che è l'intento dell'amministrazione comunale di fare memoria, ricordare la nostra città a 360 gradi, e si è iniziato con questa galleria dei sindaci, i sindaci che hanno rappresentato, che hanno fatto crescere la città di Rivarolo dal dopoguerra ad oggi, sono stati esposti in una galleria che è stata individuata all'ingresso dell'ufficio del sindaco, del mio ufficio, e in sala consigliare oggi alla presenza dei sindaci ancora viventi e dei parenti dei sindaci che oggi non ci sono più, è stata presentata grazie allo storico Riccardo Poletto, grazie alla presenza del presidente dell'ANCI Alberto Vetta e di tante persone che hanno voluto essere presenti. Dicevo, è stata presentata questa galleria che è un pochino ricordare con il ricordo dei sindaci, ricordare 70 anni di storia della città, in cui la città si è evoluta, è cresciuta, è cambiata. E io penso che con questa prima galleria dei sindaci un po' di memoria riusciamo a rifarla a Rivarolo, perché vogliamo che la città venga ricordata anche attraverso queste iniziative. Fare memoria vuol dire ricordare il passato, ma ricordando il passato guardare il presente, ma per rivolgere uno sguardo importante al futuro. Il primo passo di un progetto ben più ampio. È il primo passo di un progetto ben più ampio che ci porterà anche a quello che abbiamo deciso di fare il giorno del compleanno della città, che sarà il 22 marzo, che ricorda il 1863, quando Rivarolo ha ricevuto il titolo di città, e sarà un nuovo tassello di questa nuova svolta che l'amministrazione vuole dare, anche proprio per ricordare la città in tutto il suo percorso, in tutta la sua storia.